Bentrovati telespettatori del Sassano allo Stagno. Questa settimana, come avrete capito, siamo a Lovere per parlare del Festival di Sanremo. Tutto quello che gira intorno alla 67esima edizione del Festival della Canzone Italiana, partendo ovviamente dalle canzoni che sono le vere protagoniste, il vincitore, la classifica delle persone che incontreremo tra poco, insomma un voto allo spettacolo in generale. Andiamo a sentire cosa ne pensa la gente. L'ho visto un pochino sì, un pochino no, e devo essere sincera, perché avevo gente a casa, per cui non ho potuto vederlo. Mi dica. Non tutte e cinque le serate? No, no. L'ho registrato però, adesso, quando ho un momentino di tempo lo vedo. Cosa voleva chiedermi? Cosa ne pensa delle canzoni? Cosa ne pensa del vincitore? Allora, il vincitore sinceramente non so nemmeno chi è, chiedo scusa. È un big, la canzone italiana. Mi dica il nome. Gabbani. Ah, è quello che cantava il Karma, questo qua? Sì, lui l'ho sentito. Pensavo mi dicesse quello del gorilla. No. Perché tutti sono rimasti colpiti dal gorilla più che da lui. L'ho sentito. Allora, sinceramente, comunque mi è piaciuto il festival, mi sono piaciute molto di più le canzoni quest'anno. L'anno scorso proprio mi piaceva il festival, ma le canzoni no. Okay. Quest'anno devo dire che mi sono piaciute di più. È tornato un po' il festival di una volta e devo dire che mi piace di più, insomma. Puntavano tutti sulla Mannoia o in tanti? La Mannoia non mi è piaciuta tanto quest'anno. No. Ce n'era qualcuno che mi piaceva, però ripeto, lo sentite, la prima sera tutte un pochino. E le canzoni di Sanremo si sa che bisogna sentirle più volte, non basta sentirle una volta sola, insomma. Chi avrebbe messo lei in cima alla classifica? Non glielo so dire, sinceramente in questo momento non glielo so dire. Perché... Albano? No! No! Ha un po' più della mia età, sarebbe il caso che andasse in pensione. Chiedo scusa per Albano, ma insomma. No, ce ne sono tanti di bravi. Per esempio quella che ha vinto 2 anni, perché io nomino, ha vinto 2 anni fa a X Factor, com'è che si chiama? La ragazza... Chiara. Chiara mi piace tantissimo. Okay. Chiara mi piace molto la sua voce, le sue canzoni, quello sì. Avete visto il Festival di Sanremo? No. Io guardo solo lui intanto. Ah, ok, che è più bello. Esatto. Non vi piace come spettacolo? Non sto dietro, non saprei neanche dirvi. Non ho tempo proprio, mi dispiace. Neanche tu non hai visto il festival? Cominciavo a guardare dopo, stavo addormentando sempre, allora... Perché il festival è il classico appuntamento che... Però sì, bello, piace. All'inizio ho visto, poi... Poi basta. Poi basta. Troppo lungo, 5 serate? Non è che è troppo lungo, magari io mi alzo troppo presto dopo. E quindi la notte va sotto e mezza nove, si dorme. Sì. Non nella più pari idea, non l'ho seguito. No! Mi spiace. Lo spettacolo degli italiani. No, non il mio. Grazie. Cosa non le piace? Perché non si è seduto a guardare? Tutte le polemiche che ci sono sempre dietro, anche chiaramente ancora prima dell'inizio. Oh, ok, quindi. Mi spiace. Cosa ho guardato? Assolutamente nulla, mi metto sul divano, ma addormento. Non rientra nelle mie preferenze. Niente. No, proprio non è stato tra quei milioni record di ascolti, milioni e milioni. No, per niente. Perché non le piace? No, non è che non mi piaccia. Ma non mi è mai piaciuto, non mi è mai neanche piaciuto, non rientra nelle mie preferenze. È uno tra quelli che sceglie le altre reti. Sì, proprio nemmeno. La TV. No, ma tanto io solamente alla sera vedo qualche film, okay. Ma indubbiamente. No, ma proprio il festival mai visto, ma anche tutti i programmi musicali, eccetera. No. Sono legato ai vecchi schemi. Io sono uno del secolo scorso. Di conseguenza vanno bene quelle canzoni, si cantavano insieme, eccetera. Quelle belle canzoni che fanno compagnia con la chitarra e la fisarmonica. I miei sono 77 adesso a maggio e quindi... Quindi sono rimasto legato. Sono uno del secolo scorso. E quindi queste cose non mi sono mai aggiornato. E quindi queste cose da festival nuovo, lasciamo stare. No. Conti è stato fenomenale. È bravo. Piace. Adesso poi, che... Sì. Nonostante io sia abbastanza anzianetta, avrei preferito un'altra canzone. Non è piaciuta quella del gorilla? È giovane. Canzone giovane va bene per i giovani, questo lo ammetto. Però c'erano altre canzoni forse un po' più... Tipo quella della Mannoia che arriva da seconda? Però mi è piaciuta, sì.
Quindi non condivide il risultato? No, non è che non condivido, perché senz'altro è giusto. Hanno votato così. I giovani hanno votato. Però... Ma ha aspettato... parecchi. No, non ho aspettato la fine del Sanremo, dico la verità. Troppo lungo come spettacolo? Ero stanca. Dovrebbe ero essere stanca. Un po' più conciso. Sì, insomma, d'altronde cosa vuoi. Per fare audience bisogna fare tutto. 5 giornate. Cosa ne pensa? Che stancata? Oppure faremo anche una settimana. Hanno sempre fatto così, però io mi ricordo nel 51. Una volta erano il primo, tre. Erano tre. Erano due, quattro. Cosa vuoi? Quando si è giovani si diventa vecchi. Ah, ecco. E allora il Sanremo, quando era giovane in un modo, adesso è... Insomma, non si può... Non so se c'è un paragone, se sono scattata capace di... È stata bravissima, E quindi anche l'anno prossimo lo guarderà. Ma senz'altro, certo. Perché qualcosa c'è sempre. Mi è piaciuto perché anche Crosta. Ah, ecco. Insomma, dai. Simpatico anche lui. Promosso. Sì. Chi boccia? Ce n'è uno che boccia? La De Filippi? No, però... Non è che sia una... Per carità, l'ammiro perché è una donna... Però gli altri anni c'erano almeno qualcuno che, però per carità, non posso dire niente. Lui Conti io lo ammiro perché è bravo. E l'anno prossimo che non ci sarà più Conti, chi le piacerebbe vedere? Vanno avanti i giovani, perché hanno bisogno anche i giovani. Okay. Un conduttore giovane allora. Dovrebbero eliminare un po' le persone che ormai anni e anni e anni e far entrare un po' di giovani per dare la possibilità, diciamo... Allora candidiamo Pippo Baudo alla presentazione. No, poro Stella, lascellala. Guardi, per me è fuori tempo il Festival di Sanremo da 40 anni. Ma l'hanno rinnovato, tanta gente, giovane. No, non serve a niente. Sì, l'ha guardato. Sì. Dal martedì al sabato? Tutti i giorni, sì. Davvero? Allora è un'esperta e ci può dare la sua opinione. Cosa ne pensa? Bello, molto bello, sì. Una serata più bella dell'altra? L'ultima specialmente è stata la più bella. Per quale motivo? Perché magari sentiva, si aspettava il vincitore? Forse, sì. Forse per l'attesa, sì. E l'attesa ha detto che poi Gabbani è vincitore. Gabbani vincitore. Essendo io toscana, sono contenta. Ah, ecco. Ma ci avrebbe puntato un euro? No. Avrei detto altre persone, sicuramente. Ci faccia la sua classifica, allora. No. Primo chi? Primo... Adesso non mi ricordo neanche i nomi. Quindi primo proprio non saprei. Non la Mannoia, come non sono in dicevano. Non sono in grado di giudicare. No, non la Mannoia. Non la Mannoia, no. Hanno eliminato Albano, Gigi D'Alessio... È così. Non sono esperta in musica, quindi non posso giudicare, insomma. Certo. Per quanto riguarda invece la conduzione? Bravo, bravissimo. Mi è piaciuto molto Carlo Conti, sì. A Maria un po' meno. Ecco, infatti stavo dicendo quello, perché già qualcuno ha detto bravo Carlo Conti. Di Maria De Filippi come se non ci fosse, nessuno la nomina. No, molto brava Mediaset, ma non mi è piaciuta la Rai. Ah. Molto, molto statica. Non mi è piaciuta. Non la riconfermiamo l'anno prossimo? Non sono io che devo giudicare, comunque. Però... Se dovessero ascoltare lei, no. Non mi piace neanche su Canale 5, a dire la verità, essere proprio sincera. Chi mettiamo l'anno prossimo a condurre il festival? Non lo so. Sanremo! Bellissimo, mi piace tantissimo, sì. Ma ti piace tantissimo la canzone che ha vinto? Anche lui, il personaggio. Anche lui, sì. Simpatico questo... Sì. Questo... Non lo conosco, ma è bellissimo. Ah, ti piace proprio... Sì, lui. Ah, ci faresti una storia d'amore, visto che siamo a San Valentino. Quasi. Hai provato a mandargli il messaggio, chi lo sa che ti possa rispondere. Va bene. Cosa ne pensi in generale del Sanremo? Via tutti i vecchiazzi. Davvero? Hanno eliminato Albano, quindi... Va benissimo, perfetto. Hanno eliminato anche Gigi D'Alessio. Va bene, ancora meglio Gigi D'Alessio. La classifica la condividi? Sì. Chi avresti fatto vincere tu? Lui! Se non lui! Lui, se... basta! Ah, lui basta! Lui la scimmia! Ah, ecco! Più la scimmia che lui, magari, no, eh! Ti sei proprio innamorata, allora? Sì, quasi! Mi dargli un bacio? Certo! Ah, il Festival di Sanremo! Sì, non so chi sia, cioè, ho sentito... È un big parlare. Della canzone italiana! Oh, bene, sono contenta, però non l'ho mai visto, ecco. Non so come mai, scusatemi! Non si sa, no, infatti, è un bell'uomo, non si capisce. Canzone...
ho capito che deve essere una canzone avanti, mm-hmm, all'avanguardia, cioè quindi non noi è la solita canzonetta è da festival, ecco. Noi Comuni Mortali la capiremo tra un anno o due, se... okay, va bene. Sì. Oltre a questo ti è piaciuto qualcun altro? Oltre a questo la mia Fiorella Mannoia, penso che sia il testo molto bello, profondo. Quindi secondo te molto. Meritava più la Mannoia? Di... No, meritava più lui, secondo me. Perché meritava Perché più lui? Perché è più progressista, più avanti. Oh. Sì, è una canzone che può piacere, mm, e secondo me meritava più lui. Sono contenta che abbia vinto lui. Quindi lui primo classificato. Primo classificato. Chi avresti messo al secondo posto? Mannoia. Ok. E basta. Finiva qui il festival per me. Come finiva qui? Sì. Tutti gli altri ce n'erano tanti, Borelli. No. Va bene questo. Per neanche me sì. Nessun altro ti è piaciuto? No, solo loro due. Basta. Per il resto, il contorno, per il resto, tutto bello, mi è piaciuto molto. Sono contentissima di aver visto questo festival. Te lo sei già registrato, te lo guarderai? No, non volte. Lo guardo più, dimentichiamo, Sipario calato. Ah, ok, basta. Che televisione è? Antenna 2 TV di Clusone. Oddio. 5 serate sono tante, sono poche? Sì, sono tantissime. Troppe? Troppe, meglio solo 3. Mm. Almeno la gente non si stufa così. 3 serate sarebbero l'ideale. Ma tu riuscivi a stare sveglia fino alla fine? Sì, svegliissima, sì, fino all'1, 1:30 quando sì, finiva? Sì, perché è una tradizione che non mi voglio perdere. No, spiegaci sta cosa, cioè a casa ci siete tutti in compagnia? Sì, certo, a casa tutti a guardare. Il primo che prova ad addormentarsi a cambiare canale, bam. No, lo guardavo solo io, perché gli altri, i ragazzi non l'hanno guardato, sì? I miei figli no. I giovani non sono no, per no, non penso che siano per Sanremo. Non si sono mai giovani. Seduti mai con te? Mai seduti, mai. No, non sanno neanche che esiste. I miei figli, ne ho 3. No, non è piaciuto. Quindi uno spettacolo per over 40. Bravo, sì, over 40, sì, okay. Perché fa parte della tradizione, dunque la gente si identifica col Festival di Sanremo, lo seguiva da... ma adesso non ha più presa sui giovani, secondo me. Però magari sbaglio, I conduttori? Casa mia, i conduttori bravissimi. Tutto nella norma, mi è piaciuto molto quest'anno, sì, mentre anche l'anno scorso non mi è piaciuto anche Maria De Filippi molto, però secondo me era il suo festival, porta i ragazzi di Amici, così okay. Ha un riscontro poi con i ragazzi di Amici. L'anno prossimo alla guida a condurre chi ci mettiamo? Non lo so, non è una domanda alla quale non so rispondere. Per me va bene tutto. Parlo di Fabio Fazio. No, assolutamente. No, Fabio Fazio no. Ti butto un nome nuovo. Pippo Baudo. Bene, sì. Ci sta. Ci sta, ci okay. sta Pippo Baudo. Ho visto chi ha vinto. Sì? Come le è sembrato il festival? Abbastanza bello. Piaciuto? Sì. Tutte le serate le ha viste? No, non le ho viste, ho visto la finalissima. Però le avrei altre? Fatto vincere la Mannoia. E allora è d'accordo con me, anche se io non potrei dirlo in quanto conduttore, però più brava, più bella. Sì. Più brava, più bella è relativo. La canzone. Ah sì. Sì, no, la canzone. Non la persona. No. Che TV siete? Antenna 2 TV di Clusone. Ah. Che voto dà quest'anno al festival? 10. Tutto le è piaciuto? Sì, anche la De Filippi mi è piaciuta molto. Oh. Visto che l'anno prossimo stanno cercando un nuovo conduttore... Non saprei su quello. Mettiamo lì da De Filippi da sola? No, da sola no. No, con qualche spalla. Non le piace molto. No, da sola no, con Conti sì. Questi giovani presenti quest'anno? Sì, bravi, la Chiara mi è piaciuta. Altri che le sono piaciuti? Questo che ha vinto, così e così. Perciò non l'avrebbe mai fatto vincere lui. No. Altri? La Chiara poi? La Chiara è... sto pensando. E basta, mi è piaciuto delle nuove proposte. No. Degli ragazzi, ce n'era uno bravo, ma adesso non mi ricordo più cosa ha cantato. Sì. Poi l'anno prossimo lo guardo ancora. Sì. Mi dispiace, non l'ho visto. No, perché non l'ho visto? Sinceramente non mi prende più. No. Però... Da quello che mi dice vuol dire che un po' di tempo fa lo guardava. Sì, certo, sì. Sicuramente, diciamo qualche anno fa l'ho sempre seguito, però adesso ho perso l'interesse, forse perché sarò invecchiata di conseguenza. Le canzoni che ci sono adesso non le piacciono più? No, non è che non mi piacciono, però sono altri generi che non so. A che edizione si è fermata?
non lo so. L'ha guardato fino a 3-4 anni fa oppure? Sì, sì, diciamo, anche per curiosità, anche perché era più pomposo, attirava di più vestiti noi donne, eccetera, fiori che quest'anno, cioè gli ultimi anni, non c'è, essendo Sanremo, ci sono i fiori, non so, la scenografia. Però, è un po' troppo, tutto un po' troppo moderno adesso. No, è giusto per i tempi che andiamo, sì. Per le persone giovani è giusto che facciano dei programmi che vadano bene per però qualche fiorellino, qualche mazzettino di rose, sì, qua e là. Sì, sì, ci stavano, visto che è la città dei fiori, però insomma dai. Vedo però che ha vinto una canzone, un nuovo esatto, e beh, è allegra. Io preferivo la Mannoia. Ah, ma allora lo sa, allora l'ha visto. Ma sì, ma mi tengo informata, però non l'ho seguito, però mi tengo informata. E questo sì, vabbè, è una canzone molto briosa, allegra, vabbè. Ha vinto perché c'era il gorilla. Sì, visto? Sì, poi appunto essendo una canzone molto orecchiabile, penso, perché l'ho sentito una volta, però come canzone avrei preferito la Mannoia, ma mi sa che ha lasciato il posto a lui. va bene così, ma andiamo avanti quelli un po' più ma giovani. Sì, ma giustamente. Cosa ne pensi? Ma guarda, ti dirò, sono stato all'estero e non ho seguito niente per il momento. Mi spiace. Ah, quindi mi hai beccato male. Ti disperi per aver perso il festival? È stato meglio andare all'estero. Sì, beh, per lavoro, sì, sì. Quando ti trovi in Italia, quando ti capita di essere qui, lo vedi? L'hai visto negli anni scorsi o? No, non lo seguo. Non è uno spettacolo che ti piace? No, non lo seguo. Perché non ti piace? Ma non è di mio interesse, non è una cosa che mi riguarda. Preferisci altri programmi oppure un'alternativa alla TV? Ma guardo poco la TV, quindi no. Se mi capita guardo qualche film, ma... Dillo che lavori 20 ore su 24. 48. Eccolo, grazie. Non sono interessato. Non l'ha guardato? Assolutamente no. Perché? Perché è troppo di moda. Ha visto che audience lo spettacolo dei record. Ma sì. Ma che se ne frega. Ho altri interessi. Ha visto il Festival di Sanremo? No, neanche un attimo. Perché? Perché a me piace mia. Le è piaciuto? Sì, mi è piaciuto. Sì. Tutto? Tutto, tutto. La canzone che ha vinto? Sì. Bella. Bella, bella. Avresti preferito un'altra? No. No, io sono contento, ho vinto loro. Viva, viva Sanremo. Ah, viva Sanremo. Tutto brutto. Non sono canzoni moderne, non sono intonabili. E... siamo passati una signora che un minuto fa ci ha detto tutto bello, tutto brutto. Non bisogna dire tutto bello, no. Alla massa della gente io sento in giro che non sono le canzoni intonabili di una volta. I giovani, i ragazzi giovani non riescono neanche a cantarle. Ce ne dicono intonabili. Comunque di una stata, volta. È stata. Cosa cantava le canzoni? Le canzoni dei vecchi cantanti. Tipo? Madonna, Albano. C'era Albano? Sì, c'era, e difatti cantava bene, ma è stato eliminato. Tutti i cantanti vecchi sono bravi. Ma ci anche... vorrebbe un ritorno di qualche tipo Nilla Pizzi. Non è questione di Nilla Pizzi, è questione delle canzoni. Le canzoni, con altri motivi più facili da incantare. Ma se lo immagino un Celentano che torna al festival. Non c'è niente di male, però che conta se uno di quei giovani che hanno vinto lì cantava le canzoni belle chiare, pulite, pronunciabili, bellissime, da poter capire bene. Andava. Sulle quante erano? 22 in gara, non ne salva neanche una? No, perché sono tutti motivi speciali, tutti particolari. La gente vuole parole chiare e pulite. Neanche quella del vincitore? Neanche quella, perché non è bella, non è chiara, non ha... Francesco Gabbani, un big della canzone italiana. Basta adesso, dai. Che è il po'? Lo conosce? Beh, no. Mai visto né sentiti? Mai visti né sentiti? Largo ai giovani, sì, però con canzoni che facili da cantare. Mi dica almeno che ai conduttori le sono piaciuti. La Maria no. Vecchia, dai, sempre quella, la vediamo già sempre con... Oh. La vediamo sempre tutti i giorni, uomini e donne. Presentatori, dai. I tronisti. No, il presentatore, lui sì. Conti. Conti, ma lo merita. Maria.
L'anno prossimo chi ci mettiamo? Dice i conti, stop. Lì si poteva mettere dei giovani nuovi, volti nuovi. Lì volti nuovi. C'è qualche conduttore che è nuovo, che le piace? Ma ce ne sono tanti, non inutile fare nomi. Basta che siano giovani, hanno diritto anche i giovani, non i soliti che vediamo tutto l'anno in televisione. Sanremo! So che le è piaciuto molto. Infatti non ho visto neanche una puntata. Ecco, infatti. Proprio, no, ne parlano talmente tanto che mi rompi i maroni prima di... Ecco, per quello, perché è troppo, i media è troppo addosso. Hanno mollato Trump per prendere Sanremo, no? Tra i vari articoli più interessanti. Ah, ok. E hanno risolto tutto. Niente, ma lo guardo solamente per quello. No, lo guarda per quello, dico. No, non lo guardo. La pulsione della troppa esposizione mediatica. Perché tanto me lo sento per radio in macchina tutti i giorni. Ecco, me lo sento per televisione tutti i giorni. E come sono le canzoni, visto che le sente per radio? Non ne ho idea, non le ho mai sentite. Ah, comincerà adesso a sentire. Comincerò a sentire, non potrò farne a meno. Ho capito, ma non è bello averle viste cantate dal vivo? No, perché la prima volta non sono belle. Nessuna è bella la prima volta. Uno quando la sente 10 volte, 20 volte, comincia a apprezzarla. Ah, ok. Per cui la prima come volta... Come le donne, uguale. O il contrario? Si è apprezzato un primo dopo? Può essere anche il contrario. Ah, ok, ok, va bene. Grazie. Comunque abbiamo risolto tutti i problemi. Ecco, molto. Che l'Italia è basata sul calcio e su Sanremo. Quindi uno l'abbiamo risolto il problema. Adesso, quando finirà il calcio, non avremo più niente da dire. Appunto, saremo persi. Vabbè, ci abbiamo ancora Trump, però. Quello numero uno. Adesso devo farmi il parrucchino anch'io biondo, perché sennò non sono più di moda. Grazie. Posso chiederle se ha visto Sanremo? No, non l'ho mica visto. Non le piace? Teresa mia. Niente. Cos'è che non le piace di Sanremo? Mi piace perché sono come le partite di calcio e sono come tutta la gente dello spettacolo che prendono soldi e noi te la viviamo con le briciole. Quindi solo per quello? Solo per non quello. Che non le piace la musica? No, mi piace la musica, mi piace il calcio, però tirano fuori troppi soldi che invece dovrebbero distribuirli un po' più a chi ne ha bisogno. Ma hai sentito che Carlo Conti ha dato il suo stipendio, una parte del suo stipendio l'ha dato ai terremotati? Sì, ma dovrebbero fare solo con tutti così, anche chi che è solo a Roma, fare tutto con un gesto così. Non solo Carlo Conti. Se lo facessero a lei... A me sta bene. Sta bene e sta tornerebbe bene a guardare anche il festival. E alzare un po' anche le pensioni minime che sono da 20 anni, che sono lì. Berlusconi 20 anni fa le ha portate 1 milione. Giusto? 1 milione. In 18-20 anni adesso sono 500 euro, cosa vuol dire? Che non sono state aumentate neanche di un centesimo. Questi. E questi qui quanto prendono? Calciatore cosa prende? Cantante? E tutta quella gente lì cosa prendono? Bisognerebbe aprire un discorso qui. Grande, grande, che è ora di aprirlo, perché ci sono giovani che non hanno lavoro, che quello secondo me è il primo più importante di tutto. Cosa? Che se i calciatori prendono tanti soldi è perché tanta gente li guarda. Appunto, però se facessero come me gli stadi sarebbero vuoti, vuoti perché io non do un centesimo per andare a vedere i gran premi e i calciatori e tutta quella serie, i cantanti. Adesso a Bologna faranno uno enorme a Vasco Rossi, grandi, tu che corro, dagan prima fila, 400 euro, 300 un biglietto, per andare solo a guardare. E quindi nessuno dovrebbe andare a guardarli? Nessuno, dovrebbero andare a guardarli. Vasco Rossi, 2600 euro al mese, 3000 dai. Calciatore, 3000 euro al mese. Io ho sempre fatto l'operaio. 3000 euro al mese? Sì, 3.000 euro al mese, poto. 3.000 euro al giorno prendono? Che 3.000 euro al mese? No, ma dovrebbero prendere 3.000 euro al mese. Dovrebbero prendere? Certo dovrebbero prendere. Io quando ero in fabbrica a lavorare prendevo 700-800.000 lire all'epoca. Adesso quanto prendo l'operaio? 1.000 euro, 1.300, 1.200. A me il calciatore più bravo, il doppio, 3.000 euro. Altrimenti per conto mio può andare su qui all'oratorio e giocare a ping pong con la... a far canestro. È tutto un discorso appunto di pubblico tutto e di questo, fans e di gente di questo, che segue. Fino a quando la gente non capirà di smettere di andare a dar soldi agli stadi, a dar soldi ai concerti, a tutti chi la urla, non cambierà mai niente. Quindi idem per Sanremo.
È uguale, te? Tutta la gente che guarda Sanremo, se nessuno più guardasse Sanremo? Se nessuno più guardasse Sanremo, se nessuno più cosa qualche cosa si accorgerebbe e cambierebbe qualche cosa. Si comincerebbero a creare anche nuovi posti di lavoro per questi ragazzi che non hanno più una minchia da fare. Quindi il suo, cazzo da fare. E quindi il suo appello è? Il mio appello è di ridursi tutta quella gente lì che vive con delle pensioni d'oro, con tutte cose, con dei stipendi da coso, e c'è gente che vive con 500, 600 euro al mese, con 400, 800, 1000 euro al mese. Le cose andrebbero meglio. Quindi il suo appello è non guardate Sanremo e non guardate lo sport. Non guardate più una minchia, guardate solo l'interesse vostro, che è quelli che faccio giù a Roma, che faccio l'interesse un po' di noi, i nostri. Avete visto il Festival di Sanremo? Sì. Cosa ne pensa? Che ha vinto il più giovane e il più giusto. Ah sì? Sì, per me sì. Felicissima. Lei ha votato? Certo, 3 volte, sempre per lui. Davvero? Certo. Quanto ha speso? Non glielo dico. Ma no, quanto ci hanno preso? Una stupidata. Sì. Però finalmente i giovani. Per il terzo posto. Per chi è arrivato terzo. Herman Meta. Bravissimo. Le piaceva di più? Sì, decisamente. Ma se allora avete votato vuol dire che ci tenete proprio al festival. Sì, ormai certo. Siamo degli abitué da una vita, 30 anni. Ma vi organizzate? Sì, prima sul divano. Famiglia. In famiglia. Quindi non solo due? No, due. Per questa edizione ci siamo stati solamente in due perché avevamo intenzione di venire qui. Ah, ok. Mentre gli anni precedenti, in passato, ci organizzavamo in famiglia, pizzata, varie. Che bello, il gruppo d'ascolto! Certo, certo. Almeno una cosa ancora italiana. Hai fatto gli anni scorsi il livello? A me è piaciuto. Di più o di meno rispetto agli altri? Intanto due personaggi nostri che hanno rappresentato l'Italia e non abbiamo sempre vallette estere. Okay. Quindi parla dunque, di Maria Filippi. Certo, okay. Ma a me è piaciuta. E poi anche cantanti, finalmente giovani. Giusto, condivido. Quindi la classifica... Sì, io ho rispecchiato i valori delle canzoni. Bene, bene, bene. I conduttori promossi. Ah, sì, quello sì, eccezionale. Adesso è partito già il Toto Conduttori per l'anno prossimo. Ancora loro. Ancora Conte loro. E basta. Sì, no, no, speriamo che ci ripensi. Sì? Sì, sì. Un'alternativa? Aspetta un attimo. Chi mettiamo? Chi mettiamo? Di giovani, tutti che mi dicono un giovane. Perché un giovane? È perché dei vecchi basta. Papi. Papi? Cosa l'ha tirato fuori? Quello che conduce sui giochi. Cosa? Sì, mi sembra sì. Abbastanza spiritoso e può essere all'altezza di un Sanremo. Perché no? Con qualche valletta sempre italiana o qualcuno di supporto con una certa maturità che gli faccia da supporto e che presenti le canzoni. Ultima domanda, poi vi lascio andare. E le 5 giornate? Sì. Sono un po' pesantucce, ritornerei alle 3. 3? Sì, sì. Giovani, ancora ascoltiamo le canzoni e poi la finale. E poi a mezzanotte andavate a dormire o fino all'1:30? No, no, 1:30. Ah, mi siete fatto fino alla fine, sì, sì. Che resistenza, complimenti. Merita, merita. Sanremo. Era quella cosa che tutti gli italiani, dopo il cantavano tutti la canzone. Che canzoni si ricorda di più di Sanremo? Vediamo se se ne ricorda almeno 3. Fregata. No, non no, non se ne ricordo. No, mi ricordo i personaggi. Tipo? Per esempio, forse Nel blu dipinto di blu era di Sanremo. No? Sì, penso di sì. Poi ce n'era una con che ha vinto Sergio Endrigo. Sì. Ecco. Sì. C'era Albano. Albano, sì. Albano, sì, ma era meglio che stava tranquillo a farsi i suoi spettacoli, ma non a Sanremo. Cioè, secondo me Sanremo non dovrebbe più esistere come Sanremo quello di una volta, perché non è più quello. C'era la canzone italiana. Non ho visto forse neanche un fiore. Non c'è, bravissima. Sai che questa l'ha notata anche un'altra signora? Cioè, ha detto fiori, non ci sono i fiori, come è possibile? Di Sanremo, quello degli anni passati, era uno spettacolo. Solo i fiori appagavano la vista. Tutti quei fiori, vero, quelle cose. Era una festa. Per me forse. No, no, è vero, un'altra signora ha notato questa cosa del fiore, che non c'è più il fiore. Per me era una festa. E l'indomani cantavano tutti. Adesso, non so, ha vinto quello lì del gorilla. Eccolo qua! Ma non l'ho ancora sentita neanche, ma non lo so.
Il fatto, e poi dicono che Gabbani è un big, un vero big della canzone italiana, Francesco Gabbani. Ma dove? Io, per me è la prima volta che lo sento. Ah, ecco, non ho mai sentito questo nome. Perché prima. Non seguo Sanremo, forse. Perché forse bisogna seguire questo Sanremo nuovo, che è nuovo. Però non penso che i giovani si appassionano a questo Sanremo. Non penso che siano stati a guardare Sanremo. Quindi lei nemmeno una serata? No, ho guardato, mi sono rifiutato, ho preferito un film, perché non... no. Si è proprio rifiutata? Sì. Ok, va bene. No, no, mi dispiace, ma è così, cioè, vabbè, no. Per me Sanremo non è più... E non, se l'anno non prossimo è... metteranno i fiori? No, 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 non neanche sono i fiori. No, non neanche so... con i fiori lei guarda Ma si può riprodurre, cioè, faceva parte di quel contesto Sanremo, di quegli anni. Ma gli anni sono passati, sono cambiati. Appunto, sono cambiati. Allora, siccome sono cambiati gli anni, perché chiamiamo ancora Sanremo? Perché ci ostiniamo ancora a fare questo Sanremo? Fate come lo qualche chiamiamo? Altra cosa. Come lo chiamiamo? Ma non lo so, ci sono le idee, ma no, non Sanremo perché è morto quel Sanremo lì. Lei cosa ne pensa? Lei non può dirmi niente. Io non posso dire niente, io sono conduttore. Vabbè, conduttore niente. Non porta opinione. Che dovevo conduttore dire, non porta opinione. A me Sanremo, cioè fate qualcosa per i giovani, che non si chiami Sanremo, se no solo Sanremo per i giovani. Ecco, non portate tutti insieme, perché non... Niente. No, minestrone. Grazie a tutti voi per aver seguito il Sasso nello Stagno. Da Lovre anche per questa settimana concludiamo il nostro appuntamento dedicato all'intervista del Sasso nello Stagno. E quindi i ringraziamenti di rito a Vladimir Lazzarini e a tutti voi che avete seguito la nostra trasmissione, oltre ovviamente a tutti coloro che hanno risposto alle mie domande qui a Lovre. Se avete un tema da suggerire, mi raccomando, per la prossima puntata del Sasso nello Stagno, fatevi sentire e chiamateci allo 0346 23 626 o mandateci una mail a info@antena2.it specificando ovviamente il Sasso nello Stagno, l'argomento che proponete per la nostra trasmissione. Grazie a tutti, appuntamento la prossima settimana.